Di ballare, ragazzi, lo facciamo insieme per l'ultima volta. Sigla! We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Benvenuti a Ti va di ballare. Signore e signori, Ciro Sannino e Lorenza Longobardi.
arriva anche stasera il nostro statuttino. Eh sì! Tutto natalizio, perché siamo in clima natalizio, ormai ci siamo, ma soprattutto è arrivata la finale di Ti va di ballare. Finalmente ci siamo. Dopo tante polemiche, dopo tanto tempo sprecato a scrivere papielli, come si dice, enormi su Facebook. Beh, ma noi siamo arrivati qui, ce l'abbiamo fatta. Controvento, ma ce l'abbiamo fatta. E ringraziamo loro, i protagonisti di Ti va di ballare, insieme ai nostri talenti che vedremo più tardi. Paco Capuano. Irma Cardano. Buonasera. E Luigi Cernone. Questa sera abbiamo due ospiti di una certa caratura. Certo. Il primo che presentiamo, Corrado Capone. Eccolo qui, l'abbiamo già visto qualche puntata fa. Buonasera Corrado. Sì. Come è andato l'evento? Grandi numeri, è andato benissimo e ringrazio come sempre la favolosa danza. E prima di tutto vorrei ringraziare Lorenza, Ciro Sanino e naturalmente Mario Guadagno per riospitarmi qui a Ti va di ballare, grazie. Senti, il musical invece? Il musical sta procedendo benissimo, saremo fino alla fine di gennaio con questa regia di Massimo Abate, con i Sei Casali, e in più una chicca, mi hanno comunicato da poco tempo che seguirò anche le coreografie con la regia dello spettacolo di Franco Castiglia, Diversi in amore. Quindi fortuna, allora, grande Natale. Questo 2015 che deve partire alla grande. E ti accomodi in giuria insieme ai nostri giurati. Noi ci vediamo dopo. E poi abbiamo un grande ballerino diplomato presso l'Opera di Roma, ma anche coordinatore generale del Rieti Danza Festival, Simone Lolli. Buonasera. Grazie per essere tornato anche tu a Ti va di ballare. Grazie. Come stai? Bene, grazie. È un onore per me essere qui stasera. Vi ringrazio dell'invito. Ringrazio te, Ciro, ringrazio Mario. E sono contento di questa collaborazione che si rinnova con gli eventi con i quali collaboro e che organizzo, e che menzioneremo più avanti consegnando le borse di studio. Infatti consegneremo tante borse di studio, sì. Una è già stata consegnata la scorsa puntata con la vittoria di Piccoli, che dopo un allievo molto bravo. Sì, sì. Vedremo nuovamente, perché sono ospiti. Che dire, accomodati anche tu. In bocca al lupo a tutti i concorrenti. E in bocca al lupo. Vai, ti portalo con te. Tra l'altro ringrazio anche la giuria per la splendida apertura. Sì. Io poi non è stata semplice. Non ho voluto fare il buzzer per un solo motivo. Non volevo che Luigi Ferrone sfigurasse, perché se avessi fatto anche io il buzzer, Luigi forse o no? Mi mettevi in serie difficoltà, Ciro. Ti mettevo in serie difficoltà, ho voluto lasciarti campo libero. Hai fatto. Vabbè, ma non credo, comunque alla fine non credo. Potevi anche farlo. Va bene, sarà per la prossima volta. Vabbè, comunque è stato un lavoro difficilissimo e ringraziamo i giurati, ringraziamo Mario Guadagno. E anche tutti i ballerini. E soprattutto tutti i ballerini che hanno partecipato. Nunzio, Valeria Polosa, sì, e Laura Malgeri. E Laura Malgeri, l'assistente della nostra Irma Cardano, nonché ottima professionista. Che chissà, magari più avanti potremo anche scoprire in altre vesti. Vedremo. Andiamo avanti con i solisti. Primo ad aprire, sì, i solisti. C'è l'esibizione. Antonio Leone, vincitore. Bene, Antonio. Della categoria solisti. Buonasera. Under. Il piacente. Come stai? Balla prima e dopo parliamo. In bocca al lupo, vai. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. Nobody sees, nobody knows. We are a secret.
Antonio, volevo dare la parola a Simone, visto che ti ha anche donato la borsa di studio per il Rieti Danza Festival. Che ne pensi? Allora, è sicuramente un allievo di grande talento, con delle grandi potenzialità che spero che sfrutti davvero, perché secondo me puoi fare tanta strada. E sei molto, molto dotato, molta energia, bravo, complimenti. E soprattutto spero di vederti quest'anno a Rieti al concorso. Grazie. Grazie a te Antonio, in bocca al lupo per il futuro, mi raccomando, passione ma anche tanto sudore, eh? In bocca al lupo. Grazie. Ciao Antonio. Lorenza, questa sera, oltre ad avere un vincitore per ogni categoria, Avremo un vincitore assoluto. Tra il solista, il gruppo, il passo a due, campione, uno solo, poi si aggiudicherà il premio finale di 1500 euro. Ma abbiamo anche tante borse di studio, sì, grazie a Simone, ma anche grazie al nostro giurato Luigi Ferrone, che darà proprio delle borse di studio in merito al concorso, alla rassegna Giovani Talenti, giusto? Se mi aiuti Luigi. No, allora noi i primi vincitori li facciamo esibire al Teatro Verdi di Salerno direttamente con l'assolo che confermeranno questa sera. Quindi il vincitore di ogni categoria. Di ogni categoria, esattamente, che è uno spettacolo che ormai va avanti da anni, è una vetrina per tanti giovani. Abbiamo avuto ospiti tantissimi giovani del Teatro dell'Opera, del Teatro alla Scala, che oggi sono diventati guest proprio al Teatro alla Scala come al Teatro dell'Opera. Quindi è una bella vetrina per loro. Ed è condotto l'evento da Veronica. Veronica Maia, esattamente. Veronica Maia ha qualche collegamento con te, giusto? Sì, l'ho diplomata io qualche anno fa. Diciamo, no? Ecco, magari qualcuno perde di vista certe cose. Sì. Di strada i nostri giurati ne hanno fatto e continuano a farla. E poi daremo delle borse di studio per il Palinuro Danza Festival. E i ragazzi, non dico ancora nulla, segnati sempre all'interno. Quest'anno l'evento di Capri, il premio Capri Danza International in gemellaggio con Positano, premio Leone di Massin, molto probabilmente sto aspettando il Vladimir Vassiliev una risposta, perché vorrei insomma fare delle classi a Vassiliev per i giovani, quindi in questo caso chiameremo i ragazzi premiati. Grazie. Come Simone. Borsa di studio. Grazie Luigi. Grazie da parte ovviamente di tutta la produzione, ma partiamo con la gara. Entriamo sì nel vivo della gara con i finalisti nella categoria solisti. Roberta Ventre che ci danza Outcry. La coreografia è di Roberta Ventre ed è di Modern Contemporary. La scuola è la Dance Work Academy di Carmen Chianese, Napoli. Pronta Roberta, in bocca al lupo. Thank you.
Grazie Roberta, in bocca al lupo a dopo. Noi ci vediamo dopo. E proseguiamo con Michele Storto. Michele, sì, stasera ci danza una variazione sempre di Grazico, tratta dalle Corselle, dal terzo atto. Prego, Michele Storto. Grazie Michele, in bocca al lupo e ancora classico con Denise Boccia, che danza una variazione dal balletto Paquita, rielaborata da Rosa Variale. La sezione appunto è il classico e la scuola è Spazio Danza di Rosa Variale, Francesco Imperatore, San Gennaro, Vesuviano, Napoli. Ok, Denise Boccia, eccola. Prego. Grazie Denise, in bocca al lupo anche a te. Continuiamo ancora con il classico con Emanuele Torre che ci danza una variazione di Giselle tratta dall'atto bianco. Eccolo, Emanuele, prego. Grazie Emanuele Torre e proseguiamo con Raffaella Prisco che danza All Love di Salvatore Cristiano, lo stile è il moderno. La è la scuola Royal Dancing di Susi Ardolino, Ottaviano Napoli. Raffaella Prisco, prego. Thank you.
never been parted. You kissed me, your hands down my side to my hips, dear. Shivers and sighs, oh, the breathing from your mouth through mine. I got high on this hunger for one more time. Lover of mine, when I kissed you, I felt so dead. This tale to me, well, I won't believe that I'm already here. Tell this tale to me. Now I won't believe that we're already here. Oh, love, you covered my skin with your eyes as they found me. I kissed you, danced in your scent and fell into a never-ending moment of a from your mouth through mine, those words that gently filled my lungs. Lover of mine, when I'm with you, I forget how and why. Grazie Raffaella a Raffaella Prisco e proseguiamo ancora con il classico Vincenzo Borrelli. Sì, Vincenzo ci danza una coreografia tratta dallo Schiaccianoci, la versione dell'Opera di Parigi. Pronto Vincenzo? In sì. Bocca al lupo. E concludiamo la prima categoria solisti con Angela Guazzo. Angela ci danza Sulla mia pelle, una coreografia di contemporaneo di Lenia Ippolito. La scuola è la Dance World di Lenia Ippolito, Salerno. Pronta? Pronta e in bocca al lupo Angela. Incontinento, clarione.
scoprirsi pure tu va. Angela Guazzo, grazie. Ha concluso la nostra categoria solisti. Resta con noi, facciamo trovare anche tutti gli altri solisti e accogliamoli con un grosso applauso perché sono arrivati fin qui e probabilmente hanno vinto già tutti. Certo. Senza sbilanciarvi troppo, cari giurati, che ne pensate? Inizia Luigi. Io dico bravi tutti, per stare qua in finale se lo sono meritati, questo voglio dire. Poi sarà il nostro giudizio... diciamo attraverso delle cose tecniche capire chi sarà il vincitore. Okay. Ma sono stati tutti bravi. Simone, tu non li hai mai visti da vicino, che cosa ne Concordo pienamente con quanto detto dal maestro e sicuramente c'è un bellissimo livello questa sera e noi faremo le nostre valutazioni in base anche diciamo appunto alla tecnica e in alcuni casi anche ad un gusto artistico. Però insomma complimenti per il lavoro svolto a tutti. E sentiamo anche Corrado. Ecco, stasera sarà un momento particolare perché secondo me si va sulla lama del rasoio. Io vi faccio complimenti a voi e ai vostri insegnanti perché hanno fatto un lavoro eccellente. Come si suol dire, sto sudando freddo in questo momento per dare una giusta valutazione. Quindi cercheremo di essere quando più equi è possibile, quindi secondo i nostri gusti. Irma? Io sono la terza finale, no? Come sapete. Devo dire che questa sera il livello è veramente alto, tutti sono stati qualitativamente molto, una qualità molto alta e anche artisticamente, cioè ci troviamo di fronte a dei ragazzi che veramente possono intraprendere la carriera come professionisti e questo è bellissimo da parte nostra, poter vedere che la danza raggiunge questi livelli così alti. Per noi giurati sarà un po', come hanno detto un po' tutti, difficile perché sicuramente ci sarà un primo, ma questo non vuol dire che gli altri siano da meno, sarà solo un problema proprio veramente di sfumature nella valutazione. Grazie. Paco? A me invece è la seconda finale, però comunque voglio fare i complimenti a tutto il programma perché come si vede di anno in anno cresce sempre di più, che una finale del genere in tutte e tre le puntate, tutte e due precedenti non le ho mai viste, quindi un plauso a te, a tutte le persone che ci sono dietro, che è meritato. A Mario, che a Mario Guadagno, a Gianfranco, a Fabrizio, a Maria. E in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie ragazzi, in bocca al lupo di cuore anche a voi e speriamo bene, anche se alla fine uno solo dovrà vincere. Tra l'altro noi già stiamo pensando alla prossima edizione. Siamo sempre avanti e il 25 gennaio avremo, molto probabilmente il 25 gennaio, una rassegna a teatro Ti va di ballare, uno speciale Ti va di ballare, Note in danza, dove avremo proprio una sfilata, consentimi il termine, di solisti, gruppi, passi a due. E nell'ambito di quella serata saranno consegnate anche delle borse di studio esterne quindi al programma. Quindi ci sarà ancora l'opportunità di avere ma anche accessi diretti alla prossima edizione. Quindi tenete d'occhio la nostra pagina Facebook. Ci fermiamo per qualche istante. Pubblicità. E ci ritroviamo tra poco.
Thank you.
grazie. Ivir Danza, la compagnia di danza diretta da Irma Cardano e Virginia loro sono... Vincenti. Presentiamo le danzatrici. Roberta. Monica. Monica Cristiano. Antonietta. E Antonietta. E facciamo intervenire anche Irma così. Irma. Ogni volta ti emozioni. Ti emozioni allo stesso modo. Questo fa parte del nostro lavoro. E no, volevo dire, questo è un pezzo, si chiama Without Trick, perché nella nostra vita abbiamo sempre, incontriamo tantissime maschere e pochissimi volti. Molto difficile trovare nel nostro percorso gente veramente sincera, penso che è capitato a tutti, onesta, che sia veramente se stessa nella vita. Per cui questa coreografia, che nasce per poi andare in Grecia, è un inizio e un estratto di una coreografia più lunga che poi porteremo con la compagnia ad Atene, in Grecia, e poi in varie città. Okay, grazie, in bocca al lupo, grazie a te, ragazzi. Accomodati in giuria. Grazie ragazzi per essere intervenute. E proseguiamo la nostra gara con i passo a due. Sì. Però ad inaugurare, da fare da padrino e madrina a questa categoria, i vincitori della sezione Under. Arianna Guastaferro e Danilo Fiorentino. In una coreografia di Rosa Variale e Francesco Imperatore. Prego. Eccoli ragazzi, pronti? In bocca al lupo. Della gara danzano anche meglio, giusto? Si danza meglio, si sentite un po' più liberi. Certo. Chi, voi non li avete visti, Simone, vuoi dire qualcosa? Sì, voglio fare grandi complimenti perché un passo a due è danzato bene. Poi insomma voglio puntualizzare che è un passo a due molto difficile, dove c'è tecnica, dove c'è interpretazione, carattere. E devo dire, l'hanno danzato bene e mi avete emozionato, molto bravi. Grazie vincitori della sezione Under. Grazie ragazzi, riposatevi un po'. Grazie. E adesso si ritorna alla gara. Si ritorna alla gara appunto con i passo a due dei più grandi. E le prime ad esibirsi sono Francesca Caggiano e Valentina Grasso. Danzano Silenzi, una coreografia di contemporaneo di Antonietta Addeo. La scuola è scuola di balletto Bayader. Bayader, sì. Ok, di Antonietta Addeo. Hanno ovviamente arredi di scena. Poi fanno tutte da sole, queste ragazze. Sì. Brave. Okay. Ok. Pronte? In bocca al lupo.
Cazzano, Francesca Caggiano e Valentina Grasso. Grazie ragazze, in bocca al lupo. E proseguiamo con un altro passo a due, c'è però da sistemare la scena. Eccoci qua. Siamo ancora in ambito natalizio. Siamo ancora in ambito natalizio. Cara Lorenza, noi avevamo iniziato l'altro ieri e invece sono già passate 7 puntate. Adesso come farai senza di me? Ma io non lo so, sto pensando di tagliarmi le vene. Ti aspetto di là, cominci da stasera. Sono pronti? Ok, allora, prossimo passo a due, Francesco Tufano e Carmen Ciccone. Danzano Walking in the Air, la coreografia di Francesco Imperatore, siamo sempre nel classico, nella la scuola è lo spazio danza di Rosa Variale, Francesco Imperatore, San Gennaro, Vesuviano, Napoli. In bocca al lupo. Francesco Tufano e Carmen Ciccone. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Romantica. Sì, tantissimo, soprattutto il pupazzo di neve, splendido. Proseguiamo con Mario Di Vivo e Imma De Santis. Ci danzano una coreografia di contemporaneo di Margherita Picardi e la scuola e centro arte danza di Maria Luigi Esposito e Daniela Izzo, Fratta Maggiore. Fratta Maggiore, sono pronti? Sì. Eccoli, in bocca al lupo. Thank you.
Mario De Vivo ed Imma De Santis. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, ci vediamo dopo e continuiamo con Cristian Pellino e Roberta Mentre. Last Moment di sì. Carmen Chianese. Lo stile? Il Modern Contemporary e la scuola e Dance Work Academy di Carmen Chianese, Napoli. Cristian Pellino e Roberta Ventre. Ci siamo quasi. Pellino. E Roberta Ventre. Ok, vi facciamo accomodare tutti i nostri. Prego ragazzi. A due. Eccoli qua, accogliamoli con un applauso perché anche loro hanno già vinto. E ascoltiamo brevemente, senza che vi bilanciate, i nostri giurati. Chi inizia? Irma? Ebbene, insomma, diciamo che stasera come finale ci porta a dire spesso le stesse cose, cioè nel senso che ci troviamo di fronte anche adesso a dei ragazzi che innanzitutto che fanno la danza con passione, che si vedono, che trasmettono tutti indistintamente un'emozione a chi li guarda, quindi non è un movimento gratuito, è un movimento che nasce con consapevolezza, con studio e con lavoro, quindi questa è la premessa. E poi adesso come noi ci dovremmo riunire per un problema, poi come ho detto prima, di sfumature, di gusto personale, però il livello è quello che è, okay. Cioè alto. Volete aggiungere altro? Luigi? No, i miei complimenti e Imma oggi mi ha convinto molto. Imma ti ha convinto. Oh. Perfetto. Simone? Grazie Simone. Sì, sicuramente una categoria anche qui ricca di competizione, sulla quale sicuramente ci sarà da lavorare per noi, per capire insomma su quale scelta fare. Comunque complimenti di nuovo a tutti per il lavoro e la qualità c'è e si vede. Ok, grazie. Pacchito. Paolo. Beh,
Io posso soltanto ribadire il concetto che hanno espresso loro, quindi alla fine si ripetono sempre le stesse cose, tutti bravissimi, anche perché è una finale. Se proprio devo esprimere una mia opinione personale, direi che Mario e Imma stasera hanno emozionato. Sì. Grazie, Paco. Beh, questo è il bello della danza, è quello proprio di comunicare. Io lo dico sempre a chiunque segue le mie lezioni o a volte ho piacere di collaborare insieme. Loro riescono a comunicare, 8 giovani danzatori hanno comunicato 8 stati d'animo diversi, 8 momenti particolari. Grazie per l'arricchimento, ragazzi, grazie ai vostri insegnanti. E grazie anche a te. Grazie ragazzi, grazie, ragazzi. In bocca al lupo. Ci vediamo dopo. E facciamolo veramente un grosso applauso a tutti gli insegnanti, perché secondo me Ti va di ballare porta tanta pressione anche su di loro. E Lorenza, nel corso di tutte queste puntate abbiamo anche sorriso, no? Con i Magic Brothers. Come si vuol dire. Ci tengono. Loro questa sera non possono essere qui, però ci tenevano comunque a salutare il nostro pubblico e l'hanno fatto così. Vediamo. RVM. Ciao ragazzi, siamo i Magic Brothers, Mario e Luca. Purtroppo alla finale non ci siamo, però... comunque vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti. A tutti quanti voi, e che vinca il migliore. Ovvio, ovvio, però quale cosa dobbiamo dire? La cosa più importante. Aspetta un attimo. Guarda come bello il selfie, è il selfie dall'alto, con la mazza lunga là. Vogliamo fare a tutti voi buone feste, buon Natale. Ma soprattutto buona fine, ma la cosa più importante, buon inizio. Che il 2015 sia ricco di sorprese per tutti. Per noi dei Magic Brothers, ma soprattutto per tutti voi, tutto il pubblico di Ti va di ballare. Ciao! Auguri anche a voi Magic, li ritroveremo molto presto, perché anche se a volte non ricordano il mio nome, però li saluto lo stesso. Li salutiamo lo stesso, ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo qui a Ti va di ballare, la pubblicità. Finale, a tra poco.
Danza Essenza di Marilena Caputo, aspettate del gruppo vincitore della categoria Under che abbiamo premiato la scorsa volta. Non li conosce Simone? Simone. Che ne pensi? Complimento, un ottimo lavoro di contemporaneo, molto bello, di insieme, di tecnica, complimenti, veramente bello. Vuoi aggiungere qualcosa, Corrado? Corrado? Mi prende proprio l'energia che arriva da questi giovani danzatori, danzatori in erba io li chiamo solitamente, ed è bello vedere tanta, tanta energia. Grazie. E facciamo un applauso ai vincitori della categoria Gruppi Under, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Prego ragazzi. Passiamo ai più grandi. Passiamo ai gruppi ancora in gara, quindi si contendono il premio finale anche loro. Iniziamo con Centro Arte Danza. Danzano Centro dei Fuochi, una coreografia di contemporaneo di Margherita Picardi e la scuola e Centro Arte Danza di Maria Luigi Esposito e Daniela Izzo, Tratta Maggiore. Centro Arte Pronti. Danza, prego. Thank you.
Centro Arte Danza. Grazie ragazzi, complimenti. Ci vediamo dopo. Freddo addosso, sì. Noi non possiamo dire niente, no. Però è stata sicuramente una coreografia, al di là della tecnica, sentita. Molto molto sentita. Proseguiamo con World Dance. Ci danzano Carmen, la coreografia di contemporaneo di Lenia Ippolito. Lo stile appunto è contemporaneo, la scuola è la World Dance di Lenia Ippolito, Salerno. Eccole, in bocca al lupo. Ed era la World Dance di Ilenia Ippolito, continuiamo con l'Imperial Dance Academy. Ci danzano Canone Inverso, la coreografia di contemporaneo di Luca Facente e la scuola Imperial Dance Academy di Luca Facente, Nunzia Franzese, San Giovanni a Teduccio. Eccole che arrivano, arrivano. Accogliamole con un applauso. E in bocca al lupo anche a voi. Imperial Dance. Thank you.
Continuiamo con la scuola di danza di Loredana Di Filippo. Ci danzano una coreografia di fusion moderno contemporaneo di Antonello Apicella. La scuola, appunto, scuola di danza di Loredana Di Filippo, Siano, Salerno. Eccole. Accogliamo con un applauso anche loro. In bocca al lupo. Pronti? When
scuola di danza di Loredana Di Filippo, Siano Salerno. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. E continuiamo con Danza Exencia. Ci danzano, sì, hai detto bene, una coreografia di Marilena Caputo, lo stile il contemporaneo, la scuola Danza Exencia di Marilena Caputo, Salerno. Prego ragazzi, in bocca al lupo. Di Marilena Caputo, grazie. Grazie ragazzi. E proseguiamo, concludiamo anche i gruppi. L'ultimo gruppo. E l'ultima presentazione della serata, prego. Scuola di balletto Bayader, la coreografia è di Antonietta Addeo ed è di contemporaneo. La scuola, appunto, scuola di balletto Bayader di Antonietta Addeo. Sei emozionato? No, più per loro, insomma. Non ho idea di chi possa vincere, questo sicuramente. Prego, in bocca al lupo. Thank you.
Grazie ragazze, a dopo. Anzi no, tre possono restare. E facciamo salire, e anche, facciamo gli salire anche gli altri tre componenti di ogni gruppo. E andiamo a sentire il parere dei giurati. Dei giurati. Che chi vuole cominciare? Chi inizia? Irma? Inizio io. Abbiamo visto stasera tanti stili diversi. Tanti modi di interpretare anche il contemporaneo e devo dire sono piacevolmente sorpresa di vedere sempre più un contemporaneo elaborato, non più lasciato al caso. Questo mi fa molto piacere e ho visto delle cose molto ma molto interessanti e devo dire che quello che diceva prima Corrado, esatto. La voglia di danzare di questi ragazzi, la voglia di dare se stessi in questi momenti di competizione, che è giusto, però non sempre accade. Invece noi percepiamo proprio questa voglia di una competizione sana, dando veramente tutto se stessi nella danza, nel movimento, in quello che sentono e quello che vogliono fare. Bravi ragazzi. Grazie Irma. Grazie. Chi continua? Luigi. No, io volevo dire che per loro, indipendentemente dai vincitori, è una bellissima esperienza, l'ho trovata veramente un'esperienza fantastica e per loro un modo di crescere, soprattutto con delle critiche giuste, è un modo per crescere. Bravi ragazzi. Grazie. Simone invece che non sì, allora, anche io ho notato tanta qualità, tanta ricerca, tanta voglia di voler fare. Il livello è molto alto, quindi come ha detto il maestro Ferone, indipendentemente dalla classifica, un complimento a tutti per il lavoro e comunque per essere arrivati in finale in un programma che, come abbiamo detto, cresce di anno in anno. Io ero qua alla prima edizione, sono tornato alla terza e sono rimasto piacevolmente meravigliato in generale. Grazie. Grazie. Corrado? Guarda Ciro, veramente belle le scene, soprattutto io mi sono notato delle cose molto interessanti, la scena, io l'ho chiamata scena Kubrick, sembrava quasi di vedere una scena di un film di Kubrick, quella del centro dei fuochi. Per il resto mi è piaciuta veramente la grande energia e faccio i complimenti soprattutto a voi per il grande lavoro che avete fatto di preparazione a questo concorso televisivo. Se ne vedono tantissimi di concorsi e a voi invece avete organizzato veramente un bellissimo concorso televisivo, quindi un complimento a te e a tutti gli altri autori, a Gianfranco, a Mario ancora, e bravissimi soprattutto i coreografi sempre e a tutti gli insegnanti. Paco? Mi associo ai complimenti e in più vorrei dire che è importante anche riuscire a mandare dei messaggi, non solo attraverso la televisione, attraverso il telegiornale, ma anche, come si è visto stasera, attraverso la danza. Quindi bravi a coloro che lo fanno. Okay. Bravi tutti comunque. Grazie Paco, grazie ragazzi, grazie, bocca ragazzi. Al lupo e complimenti per essere arrivati fino a qui. Vuoi ancora ricordare lo speciale Ti va di ballare il 25 gennaio
Ti va di ballare casting@libero.it per tutti coloro che vogliono candidarsi a questa rassegna, dove saranno assegnate tante borse di studio. La nostra giuria nel frattempo si riunisce per decretare i vincitori. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci al mio fianco, Maria Grazia Passariello. Buonasera. Vincitrice della scorsa edizione di Ti va di cantare. Stiamo per tornare, Ti va di cantare torna nei primi mesi del 2015. Ti va di cantare @libero.it per tutti i cantanti che abbiano voglia di cantare e di vivere un'esperienza fantastica. Fantastica, ma non ce lo siamo detti, l'hai detto tu. Ovvio. Okay. No, non è niente di preparato. C'è anche la conduttrice lì nascosta. Che io adoro. Che tu adori. Che ci canti stasera? Canto People Help the People. Grazie Maria Grazia. Prego. Grazie a te. Hiding in those weak and drunken eyes,
guess the kids, the girls, the maiden cried as off his queens of misadventure. Oh, knows where he's hiding in those weak and sunken lights, fighting from his mutant angels, giving love a getting nothing back. Oh, people, how the people, and if your home says, give me your hand and I'll hold it. Cool as a stone, the regions of wood to turn out those good eyes away. Sunken lights, fighting from his mutant angels. No one needs to be alone, no save me. Turn now those good eyes away. Grazie. Grazie. Paccarello. È andata. Sei sempre emozionatissima. Sempre. Gelata. Senti, la prossima volta che ci incontriamo però si canterà l'inedito. Sì. Che stiamo preparando. Quindi. Quindi attendite. Sì. Io con ringrazio. Ansia. Ti ringrazio per essere stata qui. Grazie. Ci vediamo a voi, presto. Come sempre. E in bocca al lupo. In bocca al lupo ai ragazzi. Grazie. Ciao. I risultati ancora non arrivano. Però abbiamo da mostrarvi ancora una volta un qualcosa di veramente eccezionale, diretto dal maestro Fritz, che ha curato la direzione, delle coreografie di un brano dedicato a Mandela. Invictus. Prego, benedetta imperatore. Out of the night that covers me, black
as the pits from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In a foul clutch of circumstance, I have no praise, no pride allowed. Under the bludgeonings of chains, my head is bloody, but I'm bowed. Beyond this place of wrath and tears looms above the horror of the shade, and yet the menace of the years finds me and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. You didn't do it in vain, yeah, you didn't do it in vain. And even though it's hard to believe, the trust in a child will save us. Yet I know it's hard to believe. It always seems impossible until it's done. Ringraziamo veramente Benedetta Imperatore e Fritz per aver scelto Ti va di ballare per promuovere questo lavoro, e facciamo un grosso applauso a tutti i candidati finalisti alla vittoria Ti va di ballare terza edizione. Siccome dopo sicuramente ci dimentichiamo, non ci sarà mai tempo, io voglio veramente ringraziare innanzitutto la giuria. Ringraziamo i tecnici, quindi Ettore, Enzo, Lucio, Luigi, il nostro tecnico audio, tutti quelli che lavorano per questa trasmissione, i ragazzi della produzione Fabrizio, Maria. Enzo, Sabrina, Lucia, Sara, capitanati da Mario Guadagno, l'insostituibile Gianfranco Sannino e poi Mario Guadagno. Ringraziamo anche i miei sponsor per questa sera, Alba Chiara Guindani come al solito per gli accessori e Bon Mozzo Crepe per gli abiti. Ringraziamo anche Maria Cira di Palcoscenico, Maria Cira Iacomino, che ovviamente lei è a disposizione per tutti i tipi di spettacoli teatrali e anche di danza, e tutte le scuole che si rivolgeranno a lei e quindi a Palcoscenico per i costumi, dei saggi, i concorsi e gare avranno uno sconto veramente molto particolare. E che facciamo, Lorenza? I risultati non arrivano? Intrattieni. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e ci ritroviamo qui con tutti quanti loro tra pochissimo.
Ed eccoci qua. Ben trovati. Ce l'abbiamo fatta. Veramente. Sono contento perché è stato difficile. Ciò vuol dire molto. Che siete stati tutti, sappiatelo, è stato difficilissimo per i nostri giurati e vuol dire che avete dato tanto. Iniziamo dalle borse di studio. Faccio accomodare Simone Lolli. Eccolo qui. Allora, Simone. Sì. Inizierei con le borse di studio del Rieti Danza Festival, diretto da Piero Fasciolo, che si svolgerà dal prossimo 28 aprile al 3 maggio, e consegno due borse di studio a due solisti della categoria solisti, Emanuele Torre. Complimenti, Emanuele. E Denise Boccia. Complimenti. I primi sono andati. Sempre per quanto riguarda Rieti Danza Estate, per il concorso che sempre diretto da Piero Fasciolo, con il coordinamento artistico di Luna Ronchi, che si svolge dal 3 al 5 luglio 2015 a Danza Exentia. Danza Exentia, uno di voi, vieni Rocco. Eccoli. Grazie. Per quanto riguarda invece lo stage del medesimo evento, a Centro Arte Danza. Centro Arte Danza, chi viene? Andiamo avanti con il concorso Arte Danza, diretto da Luna Ronchi e Heidi Pasini, che si svolgerà a Longiano dal 27 al 29 marzo, sempre a Centro Arte Danza. Ancora Centro Arte Danza. Infine, l'ultima borsa di studio è di un concorso che si svolgerà proprio qua nella regione Campania e precisamente al Teatro Caivano Arte. È il concorso Poetiche e Danza, che si svolge il 22 marzo 2015, diretto da Vittorio Mazzoni e Guglielmo Schettino, e la borsa di studio va alla Scuola di Balletto Bayader. Okay. Complimenti. Sono felice questa sera di aver assegnato queste borse di studio a davvero scuole ed elementi validi che piacerebbe, insomma, avere in questi eventi con i quali oramai collaboro, insomma, da diversi anni. Grazie Simone. E chiamiamo accomodare anche Corrado. Prego. Io faccio i miei complimenti a tutti, ancora a te Ciro, ancora a te Lorenza, a Mario Guadagno e tutto Ti va di ballare, soprattutto ai giurati. È stato un grandissimo momento particolare quello di appunto di dare un giudizio a questi giovani talenti, e sembra che siamo arrivati al momento giusto. Quindi una cosa, un messaggio che dico a tutti: stringete i denti e mettete cuore e anima e soprattutto cervello per fare questo favoloso mondo di questa scatola magica chiamata spettacolo. Grazie Corrado. Per essere stato con noi. Postazione, abbiamo i vincitori di ogni categoria. Sì. Ricordo, ogni vincitore farà parte dell'evento Giovani Talenti di Luigi Ferrone, condotto da Veronica Maia a Salerno. E partiamo con i solisti. Tutti i solisti un passo avanti. Terzo classificato, Angela Guaccio. Secondo classificato, Denise Boccia. Vince la categoria solisti di Ti va di ballare, terza edizione, Emanuele Torre. Irma Cardano premia. Irma, è stato difficile. Ah sì, c'è il microfono, sì, molto difficile devo dire. Prego. I solisti non c'è ex aequo al secondo posto, c'è un ex aequo dopo. Ah, è certo, quando arrivo lo leggo. Prego. Allora. Niente, difficile perché ovviamente, data la qualità dei ragazzi, insomma, dovevamo stare molto attenti a cercare di trovare un'intesa tra tutti noi. Aspetta Irma, meglio se usi il microfono.
in camera, scusa, guardavo il pubblico. Niente, dicevo che è stato difficile perché nel momento in cui ci sono tanti bravi danzatori, tanti bravi ragazzi che studiano bene, e ovviamente anche noi giurati dovevamo un attimo avere un'intesa sul premio, e quindi questa cosa ci ha fatto perdere un po' di tempo. Comunque è stata un'esperienza bellissima ancora quest'anno, anzi più degli altri anni, perché innanzitutto affiancata da una giuria veramente, con Luigi, Paco, quest'anno, anche gli altri anni, però quest'anno mi è sembrato una situazione un po' diversa, un po' più... Sì. Non lo so, sarà più l'esperienza. L'esperienza, esatto. Anche perché voglio anche dire che chiunque è venuto a Tiva di Cantare ha sempre portato qualcosa. Qualcosa, abbiamo, esatto, iniziato con Mario, c'è stata la parentesi con Dino Carano l'anno scorso. Ecco, voglio comunque Dino ringraziamo, perché... è stato anche con lui, ha portato tanti belle scuole, c'è stato tanto movimento. Però l'esperienza che fa crescere, questo in tutti i campi, anche per Tiva di Ballare sicuramente. Grazie per essere sempre stata con noi, resta qui con noi. Okay. Noi proseguiamo con il passo a due. Gianfranco ci teneva a sottolineare che l'ex segue a terzo posto. Ah, solisti, segue a terzo posto. E Michele Storto. Quindi anche Michele Storto, terzo posto. Ok. Passa due. Solisti, grazie per essere stati con noi e grazie per aver partecipato. Passa due, un passo avanti. Passo avanti. Terzo posto. Cristian Pellino e Roberta Ventre. Diciamo direttamente il vincitore dopo il secondo. Vince la terza edizione di Ti va di ballare. Terza edizione. Mario e Inna. Premiano Paco Capuano. Secondo Francesca e Valentina, quarto posto per Francesco e Carmen. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Vieni Paco, vieni con noi. E continuiamo con i gruppi. Ragazzi, un passo avanti. Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta. Sì. Qui c'è un ex aequo al secondo posto, giusto Gianfranco? Sì. Terzo posto. World Dance di Leni Eppolito. Prego. Ex-equo secondo posto. Danza Exentia. E Centro Arte Danza. Vince la categoria gruppi, Ti va di ballare, terza edizione. Scuola di balletto Bayer. Vincitori premio Luigi Ferrone. Prego ragazzi, al centro. Bianco mi è Taddeo. E anche loro all'evento organizzato da Luigi. Luigi, che esperienza è stata Ti va di ballare? Una bellissima esperienza, veramente emozionante, e poi anche a me ha dato tanto come esperienza. Era la prima esperienza che facevo un concorso televisivo e devo dire è stata una bellissima esperienza, grazie a voi di avermi invitato. Grazie per aver portato la tua professionalità. Grazie. Io voglio ringraziare tutti gli altri gruppi, faccio ritornare il solista vincitore Emanuele Torre e il passo a due Imma e Mario. Grazie ragazzi, grazie per essere stati attivati a ballare. E ci siamo. Il vincitore assoluto che porterà a casa 1500 euro. Manca un gruppo, eccolo qua. Sono emozionato. Questa è dura, sì. Musica? Questa la diciamo insieme? È certo. Vince la terza edizione di Ti va di ballare. Di Ti va di ballare. Vi farò aspettare tanto. Pubblicità. No. Eccolo, arriva. Mario e Inna,
arte danza. Prende il nostro direttore artistico Mario Guadagno. Maria Luisa, venite, venite. E beh, è anche giusto festeggiare. Mario, emozionato, un microfono, grazie. Ciro, dimmi. Che edizione è stata? E sono contento di essere ritornato. Aspetta, che premio. E questo è il vostro trofeo. Io credo che dovete farvi proprio una ancora, ancora, ancora vai. Un applauso. Al di là di tutto, al di là di ogni critica, credo abbia vinto il talento. Mario. Ecco la Margherita Picardi, Mario Luigi Esposito. Non potevo festeggiare il mio 44esimo compleanno meglio. Io voglio ancora ringraziare una volta Irma Cardano, Paco Capuano e Luigi Ferrone, ma anche tutti i giurati che si sono alternati, tutte le scuole che hanno preso parte attiva di ballare, perché lo capisco, è uno stress veramente esagerato competere in questa maniera. Penso di aver dimostrato di aver fatto sempre le cose in buona fede. Adesso chi ci vuole credere ci crede, chi non ci vuole credere se ne può fregar di meno. Bravo! Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a Lorenza Longobardi, ottima compagna di lavoro. E grazie a tutto il nostro insostituibile staff. Alla prossima! Buon Natale! I nostri auguri di Natale! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.